sicuramente la sua penna è una penna che lavora più volentieri su questa, sul corpo femminile. Quando dico corpo dico anche pensiero, dico anima, dico, e quindi dico Italia, dico Gemma, dico Fortunata, dico la Delia di Nessuno si salva da solo. E l'evoluzione è, in realtà l'evoluzione è nell'archetipo. Io non faccio un cinema sociologico, non faccio un cinema realistico in senso stretto, penso. Faccio, sicuramente cerco di mettere sempre in scena la realtà, ma la realtà può essere raccontata non in termini puramente, come dire, riconoscibili come realismo e quant'altro. Il cinema è un luogo dei segni, dei simboli, quindi anche la figura femminile, la stessa, come dire, silhouette di Fortunata, una silhouette molto riconoscibile nella periferia romana. Ci sono le ragazze che si vestono così, si truccano così, camminano così, però è, nello stesso tempo è un segno, è qualcosa di messo in scena e quindi in qualche modo di rappresentato e quindi in qualche modo disegnato e quindi in qualche modo scritto. La sapienza, come dire, risiede nel fatto che tutta quella scrittura, tutto quel lavoro deve arrivare con un'immediatezza, con una velocità, con una essenzialità. Però ecco, l'evoluzione di cui parlava lei è fondamentale e credo che continuerà, nel senso che l'universo femminile è un universo, è una chiave di lettura formidabile.